I dati che emergono dalla ricerca Consob sono davvero preoccupanti perché un cospicuo 40% non riesce a fare il 20% di 100. Cioè, voglio dire, la situazione comunque è abbastanza grave sul fronte dell'alfabetizzazione finanziaria di questo paese. Lei l'ha spiegato prima, Figoli, e non ripercorriamo quei dati. Vi chiedo un consiglio da parte di entrambi per migliorare questi dati che riguardano il nostro paese, cioè il fatto che ci sia questa totale mancanza di conoscenza dei numeri, veramente in 30 secondi, massimo 45 ciascuno. Sì, io il consiglio che posso dare è quello ovviamente di informarsi, di cercare di rendersi consapevoli di quello che si sta facendo. È importante ovviamente affidarsi anche a figure professionali che ci possano aiutare in questo. E il consiglio vero è quello del pianificare molto bene, in modo razionale, l'ex ante, cioè la pianificazione vera e propria, ma poi non dar adito a quella che è la psicologia dell'investitore. Il tema della finanza comportamentale è molto sentito ovviamente in questo settore, non dare adito alla nostra psicologia di cadere nel terrore, nella paura, soprattutto nei momenti di volatilità. Spesso questo ci porta a investire ai massimi e disinvestire ai minimi, che è l'errore più grande che ogni risparmiatore può fare. Quindi affidarsi, informarsi prima di tutto, questo è l'aspetto importante, e affidarsi a quello che è un consulente finanziario. Ricordo esiste un albo che è organismocf.it con tutto l'elenco dei consulenti finanziari abilitati a cui davvero rivolgersi per gestire al meglio il proprio patrimonio.